Quindi diciamo, questa è la prima volta che ci presentiamo al congresso con il gruppo tematico Valutazione Programmi Comunitari, perché diciamo, è stato ridefinito l'anno scorso e quindi diciamo, siamo anche contenti di provare a cominciare a condividere le nostre riflessioni anche per animare questo gruppo tematico all'interno dell'AIV. Allora, il panel, come dire, abbiamo pensato a un panel generico e abbiamo raccolto un po' di paper che sono in qualche modo, non dico schizofrenici, però diciamo hanno orientamenti diversi, però questa dal nostro punto di vista è una ricchezza. Quindi ci sarà un primo paper della rete rurale italiana, diciamo quindi di CREA, che è molto interessante perché getta una prospettiva sul futuro della valutazione nella PAC e sui possibili scenari. Quindi è un paper che immagino sia stato complicato da scrivere perché appunto ci sono alcuni elementi ancora di grande incertezza, però è molto utile secondo me per aprire il dibattito. Forse sarebbe stato interessante metterlo come paper conclusivo, però così attiriamo l'attenzione subito su un tema molto interessante. Poi ci sarà un caso della valutazione del PSR Marche, scusate, del PORFESR Marche, quindi uno studio di caso, diciamo un esempio molto concreto, quindi scendiamo invece nell'operativo. Poi invece il terzo paper sarà appunto IRES Piemonte sul tema delle reti territoriali e dell'innovazione nel campo del welfare, quindi anche questo un caso concreto, ma con delle implicazioni generali e quindi con degli elementi, diciamo, che possono essere astratti. E poi ci sarà invece un altro tema molto interessante sul futuro, cioè la valutazione dei PSR nel momento, diciamo, in questa fase di passaggio un po' col PNRR, col prolungamento della programmazione per lo sviluppo rurale. E infine chiuderemo con un paper invece più metodologico in cui si riporterà il caso del programma di sviluppo rurale del PSR Marche, però per dare alcuni spunti su un metodo nuovo, innovativo, che è stato sperimentato lì, che può essere in qualche modo un contributo metodologico al dibattito all'interno dell'associazione. Allora io mi taccio e appunto poi appunto Simona Cristiano con me diciamo co coordinerà, governerà diciamo il panel, presenterà i panel successivi e do la parola a Martina Bolli, se non sbaglio. Ciao Martina, buongiorno, per questo paper che io ho trovato molto interessante, anche se, come dire, molto denso, quindi le chiederei uno sforzo di sintesi perché ci sono tantissimi elementi, dal mio punto di vista, che mi occupo, come dire, di valutazione dei programmi di sviluppo rurale, veramente molto interessanti, però diciamo magari se riesce a fare il miracolo e a darci in pillole gli elementi essenziali. Io, se riusciamo, chiederei ai relatori di restare all'interno di un quarto d'ora, massimo 20 minuti di intervento, per poter lasciare un minimo di almeno 20 minuti alla discussione finale, perché i temi sono molto vari, quindi la discussione può essere anche molto articolata, se appunto si suscita l'interesse. Grazie Martina, a te la parola. Grazie Virgilio, buongiorno a tutti. Cerco di andare dritta sui vari punti senza divagare. Come dicevi tu, Virgilio, abbiamo preparato in seno al gruppo di lavoro, la Task Force Monitoraggio e Valutazione della Rete, un documento, un paper che vorremmo presentare che riguarda la nostra visione, quella che vogliamo offrire come nostra visione, come nostra proposta di lavoro riguardo all'organizzazione e alla portata dei processi di valutazione e monitoraggio nella prossima programmazione. Per la prossima programmazione, appunto, nel quadro delle proposte regolamentari ci sono delle novità anche per quanto riguarda la valutazione e il monitoraggio, di cui vorremmo parlare
in questa presentazione, andando a far vedere anche le possibili implicazioni e anche le criticità che ci sembra ci siano al momento, e appunto fornendo una nostra proposta rispetto al, anche a contesti come quello italiano, in cui le regioni hanno sempre svolto un ruolo preponderante nella programmazione, nell'attuazione e nella valutazione degli interventi, e che adesso si trovano in un sistema di governance che ci troviamo di fronte, che parte da un pacchetto di riforma che prevede un piano strategico nazionale da definire a livello nazionale, che consta di varie regole e meccanismi, ma soprattutto di nuovi modelli di governance. Credo che lo conosciamo un po' tutti, non mi soffermerei, ma quindi andrei avanti. La cosa principale è che per la prima volta in un unico piano strategico andranno a essere integrati entrambi i pilastri della PAC. L'innovazione più interessante è questo nuovo modello appunto di governance, che prevede una maggiore sussidiarietà e una maggiore divisione delle responsabilità fra Stato membro e livello comunitario, in cui ogni Stato membro dovrà preparare, elaborare un unico PSN, un unico piano strategico nazionale, basandosi su una logica di intervento che discenderà da un quadro comune, diciamo, in cui ci sono requisiti minimi che la Commissione fornisce, quindi in termini di obiettivi, tipi di intervento, indicatori comuni, e che dovrà disegnare appunto il proprio piano strategico partendo da un'analisi dei fabbisogni e andando a disegnare proprio andando a scegliere, a declinare gli interventi da attuare in base ai propri contesti specifici, e diciamo indicando come si intende utilizzare gli strumenti che vengono forniti, e definendo anche un quadro di indicatori utili a valutare output e a definire output e target da raggiungere. In particolare questo argomento dei target poi ci porta anche a un'altra innovazione che impatta anche sui sistemi di monitoraggio e valutazione. Quindi qui andiamo più nello specifico dell'argomento, perché il processo di attuazione dei piani strategici sarà accompagnato da una verifica costante, sistematica, delle performance, delle prestazioni di questi interventi. E quindi sulla base di un quadro di riferimento per la verifica delle prestazioni che dovrà essere svolta basandosi su una serie di indicatori che diciamo sono gli indicatori che conosciamo tutti, ma che assolvono in questo caso a funzioni diverse, in particolare appunto a questa verifica delle performance, indicatori di output che serviranno di verifica dell'efficacia della spesa principalmente, indicatori di risultato, alcuni indicatori di risultato che invece saranno strumentali a fare processi di performance review, quindi rispetto al conseguimento dei target intermedi, e poi indicatori di impatto che appunto sono quelli poi principali per la valutazione dell'efficacia della politica. In questo nuovo quadro noi osserviamo un grosso accento proprio sul concetto di performance, di prestazione, di valutazione delle prestazioni, in quanto l'idea della Commissione è quella di passare da un modello, diciamo, in cui c'era compliance e molta conformità a un sistema di regole e meccanismi già prestabilito, a un sistema invece più orientato nei risultati e più, secondo la Commissione, più efficace e più efficiente nel raggiungere questi risultati. Nel fare questi processi poi di verifica delle prestazioni, ovviamente l'intento è quello di supportare l'eventuale revisione dei piani, quindi introducendo dei meccanismi di correzione qualora ci siano degli scostamenti rispetto a questi target intermedi. Il passaggio quindi a questo sistema di verifica delle performance, che poi è molto
ovviamente centrato anche su tutti i meccanismi di delivery che acquisiscono veramente una posizione centrale, perché poi ogni Stato membro dovrà mettere in campo meccanismi, sistemi di pagamento, procedure di delivery che siano funzionali appunto a raggiungere quel determinato target, in modo più consapevole rispetto forse a quello che era finora. Questo passaggio a questo modello di verifica ci porta anche a un nuovo quadro comune di monitoraggio e valutazione, che in questo caso viene chiamato PMEF, invece con la performance ovviamente come caratteristica sembra centrale. E ogni Stato membro quindi si troverà a dover declinare questo quadro di performance nel proprio contesto specifico, sviluppando propri sistemi di valutazione, percorsi valutativi, approcci, sistemi di indicatori, al fine di essere, diciamo, di attuare i requisiti di questo nuovo quadro di valutazione e monitoraggio delle performance. E dice il regolamento, in funzione di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione del PSN, valutare gli effetti del piano strategico rispetto agli obiettivi dell'Unione, usando criteri che conosciamo, che sono quelli della pertinenza, l'efficacia, l'efficienza, la capacità di attivare il valore aggiunto dell'Unione, e sistema di valutazione e monitoraggio capace di dare vita a supportare processi di apprendimento comuni. Quindi sono degli elementi che sono ormai, diciamo, conosciuti, sono noti per lo sviluppo rurale, anche quello di supportare i processi di apprendimento comuni, che quindi vengono ribaditi nei regolamenti, anche se per ora nel regolamento delle proposte, quello 392 del 2018, non vengono esposti molti requisiti rispetto ai processi di valutazione, soprattutto rispetto alla valutazione in itinere. Quello che il regolamento prevede in maniera puntuale è sicuramente la redazione ogni anno delle relazioni annuali di performance, che dovranno mostrare i progressi appunto compiuti verso questi target intermedi e prima di quello gli output e la spesa sostenuta. Il regolamento dice anche che all'interno delle relazioni annuali ci saranno elementi di valutazione, soprattutto qualitativi, ma sempre in relazione a far vedere come i piani di interventi arrivino o meno ai target previsti. Quindi, diciamo, andranno secondo noi a sostituire quelle che sono tuttora le RAE, però con una portata anche più minima rispetto alle RAE, soprattutto quelle rafforzate, che invece prevedevano comunque delle analisi valutative in grado di spiegare anche i cambiamenti avvenuti. Poi si prevede ovviamente la valutazione ex ante, una valutazione ex post e la redazione di un piano della valutazione, però non inserito nel piano strategico, ma da presentare dopo un anno dall'approvazione del piano. Questi sono i requisiti, diciamo, che dà il regolamento. In questo quadro, che comunque è ancora poco definito, quello che ci sembra è che ci sia una grande attenzione a questo meccanismo di verifica delle prestazioni, quindi un'attenzione ai processi di clearance e review preponderanti, che hanno catalizzato l'attenzione di tutti gli stakeholders e gli interlocutori dello sviluppo rurale che saranno coinvolti nella definizione e l'attuazione degli interventi, rispetto invece a una riflessione sulla valutazione intesa invece in maniera più complessiva.
una valutazione della politica rispetto ai propri obiettivi. Soprattutto, come dicevo, nel regolamento non viene definito assolutamente quello che sarà la valutazione in itinere o ongoing, o come verrà definita, come verrà chiamata. Quello che abbiamo cercato di fare, quindi, è di stimolare una riflessione su quello che potrà essere l'organizzazione della valutazione, la sua portata, i suoi contenuti, perché riteniamo che bisogna cominciare quanto prima a ragionare su percorsi valutativi che possano supportare, diciamo, l'espressione di fabbisogni di conoscenza e anche di produzione di conoscenza valutativa utile a, diciamo, a implementare il programma nel miglior modo possibile e in funzione degli obiettivi della politica. Martina, perdonami, 5 minuti. Devo andare veloce. Sì, no, ancora 5 minuti, grazie. Sì. Forse adesso arrivano quelle centrali che ci immaginiamo. In questo quadro incerto, quello che è possibile ipotizzare è che la valutazione durante il periodo di programmazione sia comunque una valutazione di processo che si pone in continuità con i processi di valutazione ex ante e che sia tesa a restituire in itinere la conoscenza valutativa utile a supportare le scelte ongoing che verranno fatte dai decisori politici e che servirà anche eventualmente a ridefinire, revisionare i piani strategici e poi accompagnando il processo verso la valutazione ex post. Quindi, secondo noi, sicuramente è una valutazione di processo, dato anche il nuovo sistema di delivery che ci troviamo di fronte. La valutazione potrebbe essere articolata per valutazioni tematiche, secondo noi fondamentali, riferite sì agli obiettivi generali, specifici e trasversali della PAC, ma anche a temi di particolare rilevanza, ambiti di intervento della PAC ritenuti molto rilevanti e che appunto su cui si possono fare ricerche valutative valutazioni multilivello che riflettano appunto il fabbisogno di conoscenza a ogni livello di attuazione della politica e che restituiscano informazioni e conoscenza utile. In tutto questo la valutazione potrebbe utilizzare, ma in chiave valutativa, tutto quello che viene prodotto nella fase di performance review, quindi tutti i dati, tutte le informazioni che provengono da quel processo sicuramente potrebbero essere funzionali a spiegare in chiave valutativa certe dinamiche che possono essere utili, ma non il contrario come sembrerebbe finora. Nelle valutazioni noi riteniamo sicuramente importanti anche valutazioni tematiche che riguardano anche programmi e strumenti esterni al PSN come alcune organizzazioni di mercato, il PNRR, politiche ambientali, settoriali e la politica di coesione. Questo è quello che ci immaginiamo sulla portata di tutta la valutazione in itinere. Ci siamo immaginati accanto a questo anche dei possibili scenari in cui questi processi di valutazione e monitoraggio potrebbero essere organizzati potrebbero essere organizzati proprio in funzione di far emergere il contributo di tutti gli attori coinvolti nella programmazione, in scenari che sono più o meno, che hanno gradi di concertazione multilivello più o meno spinti, quindi da uno scenario, siamo partiti da uno scenario più semplice in cui c'è un'accentuata concentrazione della responsabilità in capo al MIPAF, che è l'autorità di gestione di questo unico programma nazionale, di questo unico piano strategico nazionale, in cui molto importanti sì sono le relazioni di performance che verranno poi sintetizzate nei processi di valutazione, soprattutto ex post, verranno aggregati i dati, ma potrebbero esserci anche valutazioni svolte dalle regioni, ma in maniera slegata comunque da un piano di valutazione deciso soprattutto dal MIPAF.
Un altro scenario potrebbe essere quello di invece una suddivisione, un'integrazione delle competenze fra livello nazionale e livello regionale e un'organizzazione in cui i processi sono più concertati, quindi in cui ci sarebbe diciamo, un piano di valutazione, una domanda valutativa concertata fra regioni e piano nazionale e MIPAF, in cui ogni regione potrebbe svolgere valutazioni però condivise a livello di approcci, di metodi, di temi, di tempistiche, di modo che poi il valutatore o i valutatori nazionali possano poi fare sintesi, possano far emergere tutta la, diciamo, una visione complessiva della programmazione e far emergere la conoscenza valutativa che appunto è utile a tutti questi livelli di attuazione. Questo non toglie che le regioni possano fare anche valutazioni in maniera autonoma su aspetti specifici, ovviamente. Un altro scenario è sempre una, la vediamo sempre come un'organizzazione in cui c'è una, si potrebbe definire una domanda valutativa concertata fra livello nazionale e regionale, in cui però ci sarebbe diciamo un utilizzo di strumenti come casi studio regionali che possano in qualche modo contribuire alla, a valutare gli effetti della politica rispetto agli obiettivi di cui il valutatore o i valutatori nazionali potrebbero fare uso integrandoli e appunto mettendoli a sistema. In tutto questo, quello a cui teniamo sempre è che fra le valutazioni tematiche, comunque nella definizione della domanda valutativa e nell'organizzazione dei processi, ci sia la consapevolezza dell'importanza anche di guardare quello che succede in sinergia con le altre politiche. È vero che finora forse non abbiamo raggiunto un risultato omogeneo, almeno in tutte le regioni, sulle valutazioni unitarie, però pensiamo che favorire letture integrate degli esiti e degli effetti delle diverse politiche sia di fondamentale importanza e sia di utilità massima per i singoli fondi. In questo senso uno o più piani di valutazione unitari potrebbero servire appunto come sintesi e come lettura di valutazioni fatti su diversi fondi e andando a supportare poi i singoli fondi. Un'altra Scusa, puoi andare rapidamente alla chiusura? Scusa, scusami. Ancora vediamo altre sinergie con il PNRR, ma ci sarà una presentazione anche dopo, quindi sicuramente andremo ad approfondire. Non possiamo non parlare del monitoraggio in questa nostra visione, perché appunto riteniamo che un sistema di monitoraggio debba essere istituito, debba essere pensato fin dall'inizio e funzionalmente non solo al monitoraggio e alle verifiche di performance, ma anche a tutti i processi di valutazione, quindi andandolo a strutturare meglio, andando a favorire più interoperabilità anche fra sistemi di monitoraggio, più dialogo, più esplicitazione dei soggetti e dei flussi responsabili per la raccolta dati e la costruzione di operational database che appunto possano essere funzionali anche e con livelli magari di dettaglio delle informazioni più funzionali anche ai processi di valutazione. Diciamo che per supportare tutto questo sistema di governance riteniamo fondamentale anche che ci siano delle strutture di governance operanti a livello nazionale e a livello regionale che possano coordinarsi nell'identificazione della domanda e nella
nello svolgimento di attività valutative che possano coordinarsi anche nei processi di capitalizzazione di questa conoscenza valutativa proposta. È chiaro che in questo caso, vista il ruolo più rafforzato del Ministero rispetto alla valutazione, uno steering group più, diciamo, con funzione di coordinamento più accentuato dovrebbe essere, secondo noi, istituito a maggior ragione a livello nazionale, in cui diciamo ci dovrebbe essere ampia rappresentatività e soprattutto esserci molta, come dire, spinta a creare un sistema di relazioni, percorsi di integrazione fra i vari rappresentanti dentro gli steering group. Come abbiamo già detto prima, il piano di valutazione della CAP, del piano strategico della PAC è un requisito obbligatorio. Il piano, secondo noi, andrebbe fatto il prima possibile, perché è uno strumento che riteniamo essere fondamentale per come spazio di messa a sistema di tutte le valutazioni, come spazio per far emergere tutte le necessità e gli obiettivi della valutazione, per far emergere le specificità anche di tutti gli stakeholders, soprattutto a livello regionale e territoriale. E uno strumento. Martina, scusa, sì. Interessantissimo quello che stai dicendo, però ti devo chiedere di andare alla chiusura, perché altrimenti. Chiudere, ovviamente. Scusami, in tutto questo il ruolo della rete potrebbe essere centrale. Quello che volevamo, appunto, far notare sono alcune implicazioni. Intanto, come ho già detto prima, c'è un ritardo nella riflessione dell'intero sistema di valutazione, che potrebbe avere delle implicazioni negative, appunto, sull'organizzazione e anche il coinvolgimento dei vari attori. Osserviamo un peso specifico della valutazione attenuato rispetto invece all'attenzione che gira intorno ai meccanismi di verifica delle performance. Vediamo che si spinge ancora molto su relazioni rigide fra indicatori e requisiti di valutazione. E appunto notiamo che questa assenza del piano di valutazione all'interno del piano strategico nazionale potrebbe creare ritardi per le amministrazioni regionali nell'avviare i propri processi organizzativi della valutazione. E il rischio di questa situazione è sicuramente un impoverimento dei processi che potrebbe avvenire, di competenze, e un rischio anche di avere valutazioni limitate a diciamo a andare a verificare performance e prestazioni, andare a quantificare indicatori in maniera meccanicistica, in maniera anelastica, invece di produrre valutazioni che possano fornire conoscenza e apprendimento soprattutto. Quindi leggendo, appunto, spiegando tutti gli eventuali cambiamenti che avvengono grazie al piano strategico nazionale. Velocissimamente invece sul prossimo paper, che è molto interessante, c'è questo passaggio, no? D'altronde la nostra sessione è proprio questo, c'è questo passaggio invece adesso alla valutazione del POR FESR. In questo caso stiamo parlando del POR FESR 2014-2020 della regione Marche. E invito quindi Dario Quattrini a iniziare a condividere la propria presentazione. Dario Quattrini lavora per la Lazio Lattanzio KIPS ed è responsabile della valutazione del POR FESR Marche 2014-2020. Io non vedo Dario. Mi vedete? Forse, eccolo, bravissimo. Sì, ecco. Mi sentite anche? Ci presenta una bella esperienza su una valutazione delle regioni Marche che è un po' più simile a quella del PSR, per consuetudine, diciamo così. Ecco perché è stata affidata una valutazione del programma FESR, ma dell'intero programma per tutto il periodo di programmazione, da quanto ho capito, ecco, che è un po' simile a ciò che accade nel mondo FESR. Quindi, Dario, vai per favore, grazie mille. Allora, grazie a tutti e grazie per questa possibilità di esporre il nostro lavoro. Allora, io metto subito le slide in condivisione. Il tema che abbiamo voluto rappresentare oggi è quello dei vantaggi, secondo noi, della valutazione di programma rispetto alla scelta che fanno alcune amministrazioni di proporre delle singole valutazioni tematiche. Questo perché? Perché secondo noi
il fatto, diciamo, di lavorare in maniera pluriennale, diciamo, con le amministrazioni, ci fornisce quella continuità, quella interazione che ci permette, diciamo, di conoscere il contesto, di conoscere, diciamo, i nostri interlocutori e di attivarci poi on demand, come è stato questo il caso della Regione Marche per questo approfondimento tematico, in maniera molto flessibile e in maniera molto efficace per quelli che sono stati poi i risultati. E in realtà avremmo potuto, diciamo, proporre e portare alla vostra attenzione oggi diversi casi, perché tra virgolette abbiamo la fortuna di avere quasi tutti, diciamo, contratti di valutazione che si svolgono in maniera, appunto, che abbracciano l'intero programma e non, diciamo, valutazioni specifiche. Abbiamo scelto quello della Regione Marche perché secondo noi è un po' il caso più emblematico, diciamo, di come questa conoscenza pregressa, diciamo, può funzionare, anche per i feedback che ci sono tornati da questo approfondimento e i risultati che sono stati raggiunti, anche in termini proprio di utilità della valutazione, perché che è andata, diciamo, anche proprio a condizionare alcune scelte programmatiche. E questo anche facilitato, diciamo, dalla scelta fatta a monte dalla Regione Marche, che nel momento in cui ha avviato, diciamo, il capitolato di gara e quindi poi quello che è stato il contratto di valutazione, ha inserito la possibilità di, ha richiesto la possibilità a valutatori indipendenti, si sarebbe aggiudicato la gara, di realizzare delle valutazioni tematiche il cui argomento non era stato definito a priori, ma veniva lasciato libero la definizione veniva lasciata libero nel momento in cui sarebbero sorti, diciamo, nel corso del servizio alcune esigenze specifiche. Allora, passa anche alla seconda slide e poi ti avviso io. Ok, quindi stavamo dicendo, ecco, la scelta, diciamo, dell'approfondimento tematico sulla Regione Marche deriva, diciamo, da queste motivazioni. E aveva come obiettivo quello di fornire alla Regione Marche, alla DG del PORFESR, delle riflessioni in materia in particolare di semplificazione delle procedure con una duplice visuale, quella della programmazione corrente e quella della nuova fase 21-27. Questo perché? Perché ci trovavamo alla fine dell'anno scorso in cui la Regione Marche era da una parte, diciamo, interessata a scrivere il nuovo programma, aveva già superato in realtà quella fase di decisione sulla dotazione finanziaria, quindi si trova proprio nel momento in cui decidere cosa vado a proporre e soprattutto come lo vado a proporre. Ecco perché questo interesse rispetto a delle procedure amministrative e poi, come vedremo, quasi standard e altre cose che era possibile, diciamo, avviare. Ed era interessata anche all'ultima fase della programmazione corrente perché aveva ancora alcuni bandi residui da avviare riguardo alle imprese, quindi l'asse 1 e l'asse 3, e voleva capire, consci, diciamo, di alcune difficoltà che c'erano state su questi bandi, come eventualmente migliorarli e apportare, diciamo, delle variazioni. Quindi, se possiamo passare alla prossima slide, l'approfondimento tematico, ecco qua, che è pubblicato per chi fosse interessato sul sito della Regione Marche, ho messo qui il link alla sezione valutazione, è un approfondimento tematico abbastanza, diciamo, completo, diciamo, complesso anche per essere un approfondimento tematico. Ha più sezioni, qui per esigenza di sintesi abbiamo eliminato il primo capitolo che faceva tutto un quadro programmatico e normativo di riferimento con documenti di fonte comunitaria, nazionale e regionale, anche se ne erano ancora cristallizzati perché ci trovavamo alla fine del 2020, però, diciamo, davano l'idea, questo ci era stato richiesto dall'amministrazione, di quello che erano un po', diciamo, al momento quello che era il quadro a cui fa riferimento anche per la nuova programmazione. Le parti invece che qui andiamo a presentare, che sono un po' più interessanti dal punto di vista valutativo, anche perché abbiamo utilizzato un po' tutti i metodi valutativi possibili, sono quello, diciamo, che riguarda l'analisi delle tempistiche, dove abbiamo fatto sostanzialmente delle analisi desk, e la percezione di beneficiari, dove abbiamo fatto una survey online riferita a beneficiari del PORFESR, e dell'analisi benchmark, dove abbiamo fatto analisi desk ma anche delle interviste dei testimoni privilegiati e poi con raccomandazioni finali e conclusioni. Quindi andiamo velocemente al primo tema, che è quello dell'analisi dei tempisti. Cosa abbiamo fatto? Siamo andati a analizzare sulla base dei dati di monitoraggio, abbiamo preso in considerazione tutti i progetti finanziati al PORFESR Marche, quindi erano un totale di 1957 progetti, siamo andati a calcolare
le tempistiche intercorrono tra l'apertura del bando e tra sostanzialmente l'emissione della graduatoria, quindi il momento in cui ciascun beneficiario riceve la comunicazione della propria finanza, prevedendo anche uno step intermedio che era quello della presentazione della domanda, quindi dividendo la prima e seconda fase. Andiamo a vedere quali sono stati gli esiti, che secondo me fanno anche un po' abbastanza riflettere. Possiamo dire che in totale nel portfolio SRE Marche sono necessari 15,1 mesi per passare dall'emissione del bando al momento della comunicazione della finanziabilità. Quindi, concentrandoci diciamo sulla seconda fase, ogni beneficiario ha atteso in media 11,4 mesi dal momento in cui ha presentato la domanda al momento in cui non ha avviato il progetto, ma al momento in cui ha saputo di poter avviare il progetto. Chiaramente ci sono, no, torno un attimo indietro che giro, c'è qualche differenza diciamo tra avendo abbracciato un po' tutti gli assi, c'è qualche piccola differenza, fa un po' è un po' anomalo diciamo il caso dell'asse 5, ma quello è un asse un po' particolare perché è l'asse legato diciamo all'OT5 dell'adattamento climatico e della prevenzione dei rischi, caratterizzato sostanzialmente da interventi legati ad opere pubbliche con tutto ciò che ne comporta in termini di attivazione il codice degli appalti, procedure diciamo varie diciamo da ottenere eccetera, e in particolare diciamo c'erano due azioni, una legata all'intervento sul rifacimento delle sponde dei fiumi e un'altra su interventi di erosione costiera, che insomma hanno fatto sì che in particolare la prima fase, quella dell'autorizzazione degli appalti, fosse un po' più lunga. In generale comunque rimaniamo tra un minimo di 9,9 mesi dell'asse 1 e un 18,5 mesi dell'asse 3, che sono poi i due assi di maggiore interesse perché riguardano appunto i bandi dedicati alle imprese. Ovviamente con tutto il database che avevamo a disposizione abbiamo fatto una serie di incroci con tutte le varie variabili. Di particolare interesse è quello rappresentato nel grafico 2, che poi è andato anche a condizionare alcune scelte, che incrociava il tipo di procedura utilizzato per il bando o l'invito, a seconda che si trattasse di opere pubbliche, e da cui emerge che la procedura valutativa graduatoria, quella di gran lunga più utilizzata, specialmente per quanto riguarda i bandi delle imprese, aveva diciamo il tempo un tempo di 15,9 mesi massimo, e si passava da questa procedura fino ad arrivare alla 9,8 della procedura sportello, con un intermezzo di 10,6 per quanto riguarda la procedura valutativa graduatoria con l'utilizzo diciamo del voucher che veniva utilizzato in alcuni bandi della passione. E questo è stato diciamo anche indicativo diciamo per quello che poi interessava all'amministrazione, perché poi in effetti l'ultimo bando, il nostro diciamo la nostra raccomandazione che è emersa un po' anche da questo grafico era quella di cercare magari di utilizzare la procedura valutativa sportello per determinati bandi in cui magari gli interventi fossero diciamo abbastanza standard, per cui magari non era necessaria un approfondimento così profondo diciamo sulla tipologia di progetti che venivano proposti, e diciamo in parte è stato accolto perché poi un bando diciamo successivo è stato tramutato dall'utilizzo di procedura valutativa graduatoria in procedura sportello. Andiamo avanti, Virgilio. Ecco, il secondo diciamo blocco riguarda gli esiti diciamo della survey. Abbiamo fatto una survey che ha coinvolto, questa in particolare è rivolta alle imprese, quindi i beneficiari dell'asse 1 e dell'asse 3. Abbiamo raccolto un totale di 170 beneficiari, quindi diciamo un buon riscontro, quindi il 20%, siamo in media quelle che sono gli esiti diciamo delle survey online, a cui abbiamo proposto un questionario composto da 4 sezioni. Qui per esigenza di sintesi abbiamo riportato un po' diciamo gli esiti principali sugli aspetti che erano diciamo di maggiore interesse. In fase di progettazione e in fase di rendicontazione abbiamo chiesto quali sono poi le difficoltà maggiormente riscontrate, che era quello poi che interessava maggiormente l'autorità di gestione. In fase di progettazione emerge il tema della complessità della progettazione che viene richiesta, e quindi anche poi a questo si collegano poi anche le spese poi che deve affrontare un beneficiario nel presentare una domanda nel momento in cui si trova di fronte a delle complessità e quindi deve ricorrere
magari ai tecnici esterni con ulteriore appunto aggravio di tempo e di costi. C'è un 28% cui ha detto un altro, che ha diciamo, dichiarato di non aver avuto nessuna difficoltà, e c'è anche un, secondo me non indifferente, 16% che ha segnalato una difficoltà nella comprensione del bando. Passando invece alla fase di rendicontazione, è chiaro che qui emerge, rimaniamo un attimo su quella prima, la fase di rendicontazione emerge chiaramente il tema della complessità della documentazione eccessiva, della complessità che viene richiesta in fase di rendicontazione beneficiaria, che è un tema, tra virgolette, classico e che, al quale l'amministrazione regionale può intervenire, diciamo, fino ad un certo punto. E, alcuni anche... altre difficoltà hanno riguardato appunto, il sistema informatico, comunicazione, eccetera. Però chiaramente il tema in fase di rendicontazione, il tema della documentazione gestiva è quello principale. Andiamo anche alla prossima. E questi due grafici invece riguardano la sezione finale, in cui abbiamo chiesto diciamo, una soddisfazione diciamo, di massima per l'esperienza vissuta. Dobbiamo dire che chiaramente L'esito è positivo, perché il 78% degli intervistati si è dichiarato soddisfatto, addirittura molto soddisfatto dell'esperienza vissuta, ed in particolare tra i fattori positivi, quello che è emerso per il 60% dei casi è stato quello che il bando ha rappresentato comunque per l'impresa una opportunità di crescita. Tra i fattori invece negativi, quelli in rosso, il troppi vincoli burocratici, la complessità e il 24% le tempistiche di cui l'analisi prima. E in termini di suggerimenti per la programmazione futura emerge chiaramente quello dello snellimento della burocrazia nel 20% dei casi e anche un maggiore supporto da ricevere da parte dell'amministrazione regionale nel 19% dei casi. Il terzo macro blocco è quello dell'analisi benchmark. Allora, in questi casi ci siamo concentrati sempre su richieste dell'amministrazione su tre aspetti: quello delle semplificazioni amministrative to core, quello specifico sui costi standard e un altro approfondimento più specifico sulle procedure a due fasi. Quello della semplificazione amministrativa abbiamo tramite diciamo interviste, anche analizzando alcuni documenti, tra altri documenti diciamo interni e fornitici dell'amministrazione, riscontrato tutta una serie di criticità che caratterizzavano l'azione attuativa della regione, una certa lentezza e pesantezza dell'apparato procedurale e una inadeguata coerenza anche tra il piano finanziario e quello che era il bilancio di previsione regionale. E le analisi comparative che abbiamo fatto per realizzare i benchmark sono rispetto ai PRA delle regioni Lombardia e Campania, che erano regioni in cui avevamo un'esperienza attuale ma anche pregressa, ed alcune pratiche che erano state emerse diciamo dallo studio dei vari documenti. E andiamo avanti. Da questa prima diciamo da questa prima analisi di benchmark cosa è emerso? È emerso che le regioni Lombardia e Campania diciamo si facevano vedere una particolare attitudine nel potenziare strumenti di business intelligence e la capacità di attivazione sessione di autovalutazione e lo sviluppo di specifici cruscotti di monitoraggio. Diciamo, tutte queste analisi ci hanno permesso di consigliare, tra virgolette, alla Regione Marche di procedere maggiormente a verificare lo stato di avanzamento dell'attuazione, di migliorare la capacità di programmazione, di favorire analisi delle criticità e l'assunzione di scelte strategiche. Andiamo anche avanti al prossimo. Ecco, questo diciamo è il secondo ambito. Il benchmark che è stato fatto in questo caso è stato fatto rispetto al modello della Regione Lombardia che ha utilizzato i costi standard e che è stato riconosciuto un po' a livello nazionale come best practice per il modello di costruzione che ha adottato per la costruzione dei costi standard. Abbiamo comparato il modello della Regione Lombardia che ha poi utilizzato all'interno di un bando dell'assicuro per l'innovazione con un bando molto simile alla Regione Marche, appartenente allo stesso asse. Facendo vedere appunto come questo modello e questa struttura era stata costruita e determinata. Quali sono stati gli esiti? Gli esiti sono che chiaramente il ricorso ai costi standard
prevede tutta una serie di vantaggi sia per i beneficiari che per l'amministrazione. Chiaramente una maggiore facilitazione nell'accesso, una maggiore semplificazione nell'aspetto della rendicontazione, una riduzione dei costi amministrativi per quanto riguarda i beneficiari. Ma anche per l'amministrazione, insomma, c'è tutta una serie di vantaggi piuttosto ovvi. Dal contro abbiamo una criticità, abbiamo chiamato criticità, in realtà può essere considerata una difficoltà, che è quella della costruzione, diciamo, della tabella di costi unitari e di tutta poi l'analisi statistica che c'è a monte della costruzione dei costi, magari un'analisi di serie storiche, eccetera. Però a fronte di ciò, insomma, i vantaggi sono anche abbastanza evidenti in termini di semplificazione e di riduzione degli oneri. E il terzo ed ultimo aspetto dell'analisi di benchmark invece ha riguardato, andiamo avanti, ecco, la procedura a due fasi. La procedura a due fasi, qui c'è stata una richiesta specifica dalla parte dell'autorità di gestione di affrontare questo tema, perché la procedura a due fasi, diciamo, per chi diciamo, non l'avesse mai intercettata, è molto utilizzata nei programmi LIFE e Horizon e prevede in pratica due step di valutazione. C'è una prima, viene richiesta al beneficiario di chiudere. Ok, una prima proposta per il beneficiario in cui viene chiesta una prima descrizione sommaria del progetto, e nel momento in cui viene fatta questa preselezione sui beneficiari, solamente coloro che poi sono sicuri di avere, di avere il proprio progetto finanziato proporranno il progetto esecutivo. Quindi c'è una serie di risparmi di tempo, risorse, e anche una riduzione del livello di insicurezza del candidato, perché se un candidato sa che solamente che nel momento in cui sa che la propria domanda verrà, il proprio progetto verrà finanziato, a quel punto è più sicuro anche di poter partecipare al bando. E dall'altro lato, ecco, siamo passati dall'altro lato, dicevo, sono passate alle raccomandazioni finali. Ok, rimani su quella raccomandazione finale, Virgilio. Ok, queste sono le raccomandazioni e suggerimenti finali legati, diciamo, all'approfondimento tematico. Quindi ridurre i tempi delle procedure di selezione e quindi, laddove possibile, come è stato fatto, applicare la modalità di selezione a sportello, migliorare la comunicazione, quindi ricorrere maggiormente ad eventi pubblici informativi, che era quello che era stato richiesto poi dai beneficiari, e migliorare la comunicazione, ad esempio anche ricorrendo a dei software di intelligenza artificiale, e incentivare il più possibile l'utilizzo di costi standard. Queste sono, diciamo, le raccomandazioni legate all'approfondimento tematico. Nella prossima slide, che è l'ultima e per la quale lascerò poi la parola a Virgilio, si riconduce un po', si fanno un po' le conclusioni, si conduce un po' al tema che abbiamo proposto oggi, che è quello dei vantaggi, diciamo, della valutazione complessiva rispetto a quelle più specifiche. Prego, Virgilio. Ok, sì, scusa Dario se andavo avanti, ma era per segnalarti che il tempo fuggiva. Certo. Niente, vabbè, dico soltanto due parole, appunto, perché siamo un po' lunghi. Abbiamo scelto questo caso anche perché, appunto, come diceva Dario all'inizio, è un caso in cui il fatto di avere un contratto pluriennale ha potuto creare quel rapporto con l'amministrazione committente, con la governance, il processo valutativo, per cui si è individuato un tema che era particolarmente utile in quel momento, perché, come diceva Dario, la regione doveva emanare degli altri bandi e stava cominciando a pensare alla nuova programmazione, quindi aveva bisogno di suggerimenti concreti. E come appunto è stato esposto da Dario, alcuni numeri ci danno delle indicazioni molto chiare su che scelte prendere per essere più efficaci anche dal punto di vista del delivery. E quindi diciamo, la nostra riflessione è che dei contratti pluriennali fanno sì che la valutazione possa essere utile non soltanto per valutare i risultati e gli impatti delle politiche, quindi dei programmi, ma anche per accompagnare l'amministrazione nelle scelte concrete. Qui appunto si gioca, secondo noi, il trade-off tra l'indipendenza del valutatore, che deve essere sempre garantita perché appunto deve essere uno sguardo esterno e autonomo, però con il fatto in qualche modo di sporcarsi le mani anche nel lavoro quotidiano, nelle indicazioni quotidiane all'incedere dello sviluppo del programma. E da questo punto di vista, diciamo, c'è una dicotomia tra il fatto che
la valutazione debba avere degli adempimenti chiari. Secondo noi c'è bisogno di alcune regole chiare che devono essere fissate a livello comunitario, ma anche a livello nazionale, in modo da dare indicazioni anche alle regioni meno consapevoli e meno evolute nella cultura della valutazione. Però, come dire, ci deve essere uno spazio di libertà, di scelta delle amministrazioni, come diceva Dario all'inizio, per esempio le Marche non ha individuato i temi e quindi la possibilità di scegliere quegli argomenti più prossimi alle esigenze concrete dell'autorità di gestione. Secondo è importantissimo, proprio in questo momento in cui sta per partire nella politica di coesione e programmazione, e quindi ripartiranno le attività di valutazione, è importantissimo che ci sia la consapevolezza delle scelte, appunto abbiamo scritto le scelte di procurement, cioè le scelte di come individuare, di come ingaggiare il valutatore, perché una modalità o un'altra ha dei vantaggi o degli svantaggi, e secondo noi appunto la valutazione programma di lungo periodo ha notevoli vantaggi superiori, anche perché la qualità della valutazione ne viene arricchito. E appunto arricchita, secondo noi è importante in questo momento proprio discutere di questo tema. L'associazione si può fare anche carico del dibattito, proprio perché le amministrazioni possono fare delle scelte più consapevoli che possono poi migliorare la qualità e la spesa dei programmi. Mi pare che abbiamo finito. Benissimo, grazie mille Dario Quattrini e Virgilio per questa presentazione molto interessante, peraltro fatta da un valutatore che appunto lavora su tutte le politiche e quindi può fare anche, no, dei confronti nelle scelte anche di affidamento dei servizi di valutazione da parte delle amministrazioni italiane. Allora passerei subito al prossimo paper, che è molto interessante, è presentato da Gianfranco Pomatto. Andiamo in questo caso poi su un programma WeCare, penso che si pronunci così anche se è un acronimo, quindi WeCare, della regione Piemonte, che è di fatto finanziato invece da due fondi, dal Fondo Sociale Europeo e dal FESR, e quindi ecco un'interessante esperienza di valutazione, ecco, su un intervento che interviene, che insiste proprio sui territori. E Gianfranco, ecco, se vuoi puoi condividere la tua presentazione e iniziare pure. Grazie mille. Grazie mille, buongiorno a tutti. Allora, con me sono collegati anche Augusto Vino e Luigi Nava, che sono coautori del lavoro. Credo che adesso sia partita. Benissimo. Allora sì, grazie per la premessa. Noi ci siamo occupati della valutazione di questo programma WeCare, in realtà articolato in diverse misure. Il tema generale è la promozione di, diciamo, azioni innovative nel welfare, però articolato in varie misure. Noi in questo paper ci occupiamo della misura e consorzi di comuni di varie dimensioni. Si tratta di una misura che è stata finanziata con 6,4 milioni di euro, appunto tratti da FSE e FESRE, ed è andata poi a finanziare 22 progetti che sono stati però elaborati da delle aggregazioni territoriali, con avente ciascuno un capofila, avente come capofila ciascuno un ente gestore delle funzioni socioassistenziali, quindi in gran parte consorsi socioassistenziali. Questi 22 progetti sono stati attuati tra il 2017-2021, diciamo che si proponeva due principali obiettivi. Da un lato promuovere e radicare singole esperienze di innovazione sociale nei territori. In secondo luogo però la Regione con questo intervento possiamo dire si proponeva un obiettivo più generale, che era quello di stimolare un processo, quantomeno attivare un processo di cambiamento delle politiche di welfare territoriale esistenti nella direzione di ciò che si può definire il welfare di comunità.
siamo andati alla ricerca di qualche elemento di discontinuità. Ci siamo chiesti naturalmente che ruolo ha avuto la pandemia da coronavirus in tutto questo, perché ovviamente è un tema ineludibile, e naturalmente ci siamo anche chiesti quali sono i giudizi espressi dagli attori locali in merito ai risultati conseguiti. Prima ancora di andare a vedere i risultati del nostro lavoro, una breve ancora premessa di carattere teorico, cioè noi siamo andati, vi dicevo, alla ricerca di elementi di discontinuità che riguardino uno o più di questi quattro elementi: la definizione del problema da affrontare, appunto in tema di welfare locale, la teoria dell'intervento adottata, gli strumenti di policy concretamente adottati e anche, diciamo, il sistema delle relazioni dei soggetti che si occupano di programmare e attuare gli interventi. Nell'idea che ciò che poi possiamo chiamare il policy change incrementale, cioè i cambiamenti che avvengono, diciamo, continuamente, che non sono naturalmente cambiamenti paradigmatici, perché di questo non ci occupiamo in questa sede, ma i cambiamenti che avvengono, come dire, incrementalmente, man mano, sulle politiche pubbliche, avvengono a partire da uno o più di questi elementi. Quindi ci sono alcuni cambiamenti che partono da una ridefinizione del problema da affrontare, vanno a cambiare in parte la teoria a cui si fa riferimento, per poi arrivare a cambiare alcuni strumenti usati sul territorio e quindi poi anche a incidere sulla rete degli attori che concretamente lavora sul territorio. Però ci sono anche cambiamenti che partono da altri punti all'interno di questo ciclo, per cui anche semplicemente alcuni cambiamenti che avvengono sull'ultimo, diciamo, di questi elementi, quindi gli attori, diciamo, impegnati nella programmazione e attuazione, magari l'ingresso di alcuni nuovi attori, penso soggetti del terzo settore, eccetera, eccetera, che portano visioni, interpretazioni, possiamo dire anche interessi nuovi, eccetera, può avere una retroazione sulla definizione dei problemi e così via. Ecco, insomma, quindi sostanzialmente questo per dire che questo è un po' il framework che abbiamo utilizzato nell'andare a cercare elementi di discontinuità. Ci siamo chiesti se in questi quattro casi sono rintracciabili alcuni elementi di discontinuità in uno o più di questi elementi che compongono quello che abbiamo definito il policy change, il ciclo del policy change incrementale. Bene, quindi vengo adesso ai risultati, andando appunto a illustrare molto sinteticamente quali sono questi elementi di discontinuità che abbiamo trovato, nei primi due elementi di questo ciclo, cioè nella definizione dei problemi, per come i problemi sono definiti a livello di policy maker locali, diciamo, e anche a livello di strumenti concretamente adottati. Noi diciamo che abbiamo riscontrato elementi di discontinuità in linea con il modello del welfare di comunità, di due tipi essenzialmente. Il primo tipo, in alcuni casi sono state avviate, quindi qui stiamo parlando di un avvio, quindi non, diciamo, di una realizzazione compiuta certamente, però insomma sono state avviate alcune modalità innovative per affrontare problemi consolidati, cioè problemi che i consorzi socioassistenziali conoscono da tempo, già affrontano, ma con modalità, diciamo, più tradizionali. Quali sono queste modalità innovative? Beh, qua abbiamo tre esempi. In tema di emergenza abitativa, diciamo che questo programma quantomeno ha permesso di spostare l'accento a livello di definizione dei problemi da affrontare su quella fascia grigia di persone che non è ancora in una condizione di conclamata e disperata necessità di appunto di avere l'abitazione, ma che si trova nella fascia immediatamente vicina e che quindi è a forte rischio e che in maniera consueta
che di solito non riceve grande attenzione da parte degli interventi di welfare locale. E questo in associazione, diciamo, ad una maggiore attenzione a quelle esperienze di housing sociale che vogliono proprio intervenire su questo tipo, su questo target, che non è tradizionalmente, diciamo, nelle priorità degli interventi di carattere emergenziale che spesso non vengono fatti sui territori. In tema di minori e famiglie, abbiamo riscontrato che cosa? Un qualche spostamento verso la prevenzione rispetto alla riparazione di situazioni già compromesse, quantomeno a livello di tematizzazione della questione e di riconoscimento della rilevanza dell'aspetto preventivo. In tema di inserimenti lavorativi di soggetti fragili, anche in questo caso ci sono degli interventi che sono consolidati sui territori, quindi in questo senso non sono del tutto nuovi. Però l'aspetto innovativo è, l'abbiamo riscontrato ad esempio in un progetto portato avanti da uno dei territori che offre, che come dire, al suo fulcro in una maggiore attenzione al contesto aziendale in cui queste persone sono inserite. Cioè qui l'idea è che bisogna lavorare non solo sulla persona che viene inserita con attività di orientamento per renderla adeguata al contesto aziendale lavorativo, ma bisogna lavorare in maniera altrettanto attenta sul contesto aziendale per rendere il contesto aziendale adeguato e accogliente rispetto a diversità di vario tipo. Ecco. Un secondo tipo, di elementi di discontinuità che abbiamo riscontrato è quello che vedete nella seconda parte della slide, cioè anche in questo caso l'avvio di alcune modalità innovative per affrontare problemi che possiamo considerare in questo caso non consolidati, ma inediti o non affrontati. Per problemi non consolidati non intendiamo problemi che non esistevano prima nella società, naturalmente, sono problemi di lungo corso, stiamo parlando di problemi che gli enti gestori normalmente non affrontavano o comunque affrontavano in termini molto marginali e del tutto residuali. E qui facciamo riferimento in particolare a due interventi tra quelli che abbiamo rintracciato nei territori, di cui l'uno si propone di stimolare delle forme di mutuo scambio e relazioni cooperative tra i residenti di quartieri di edilizia popolare, no? Nell'idea che l'intervento pubblico serve a stimolare questo tessuto che poi dovrebbe continuare a lavorare in qualche modo da solo. E l'idea del tessuto connettivo, della qualità in fondo anche della vita all'interno di questi quartieri, fondamentalmente non è un tema che si può dire fosse all'ordine del giorno o che sia all'ordine del giorno tra le priorità degli enti socioassistenziali. Quindi in questo senso stiamo parlando di problemi inediti e non affrontati. Un secondo esempio. Gianfranco, scusami, 5 minuti, perdonami. Sì, assolutamente. Okay. Tanto il cuore del lavoro era questo. Quindi un secondo è un catalogo interattivo online che dovrebbe offrire appunto un catalogo di opportunità di servizi interrogabile dagli utenti in cui ci sia spazio anche di nuovo per forme di automutuo aiuto, eccetera. Relazioni tra gli attori, la faccio molto breve. Queste esperienze sono state anche un'occasione di attivare qualche forma di coprogettazione più strutturata rispetto a quanto avvenuto in precedenza, soggetti pubblici che erano in capofila e soggetti principalmente del terzo settore. In alcuni casi si è aperta la strada a un rapporto maggiormente paritario in cui i consorzi pubblici, se vogliamo dire, hanno dato più spazio a questi soggetti del terzo settore nella progettazione degli interventi, però allo stesso tempo questi soggetti del terzo settore si sono dovuti anche misurare con problemi di carattere gestionale, amministrativo, con vincoli di vario tipo che normalmente non incontrano. Quindi in qualche modo c'è stata una maggiore interazione di quanto normalmente avviene. Il Covid è stato naturalmente qualcosa che ha impattato, come sulla vita di tutti noi, in maniera molto pesante su questo programma, e quindi certamente da un lato ha comportato
una forte penalizzazione di molti interventi, ritardi, eccetera, quindi dico cose ovvie. Dall'altro lato, in alcuni casi, ha aumentato il grado o il tipo di innovazione dei progetti, in particolar modo sul versante dell'uso delle tecnologie, della modalità online, eccetera. E questo, diciamo, anche qui non mi dilungo perché mi sembra che sia esperienza comune a tutti noi in molti campi. I risultati percepiti, allora, gli attori in una battuta dicono questo, è stato un'esperienza interessante, abbiamo fatto un primo passo e quindi bisognerebbe andare avanti perché non abbiamo raggiunto compiutamente i risultati che forse in alcuni casi ci prefiggevamo e quindi diciamo speriamo che la strada non venga interrotta. Ecco, questa sostanzialmente in estrema sintesi è quanto dicono gli attori territoriali e quindi vengo alle conclusioni, così anche in modo da stare nei tempi. Le nostre conclusioni sono queste, cioè noi, come dire, con molta cautela e diciamo con prudenza, quindi non diciamo che questo programma ha di per sé determinato un cambiamento delle politiche del welfare locale diffuso sul territorio, eccetera. Diciamo più, diciamo modestamente questo, cioè che questo programma ha costituito quantomeno una finestra di opportunità utile quantomeno in alcuni territori a stimolare l'avvio di alcuni cambiamenti incrementali nelle politiche di welfare locale, che ha richiamato l'attenzione su problemi che possiamo considerare refrattari, poco trattati, trascurati, diciamo che non erano all'ordine nei primi piani, diciamo, dell'attenzione dei consorzi, ha fatto anche emergere ciò che abbiamo definito un potenziale latente di innovazione, cioè queste cose innovative che si sono un po' avviate ovviamente non nascono dal nulla, ma si riallacciano ad esperienze pregresse portate avanti puntualmente in maniera magari più frammentata, limitata da singoli attori, non necessariamente l'attore pubblico, ma in alcuni casi sì, e quindi sostanzialmente questa è stata un'occasione per riprendere alcune di queste esperienze e valorizzarle provando a portarle avanti in maniera più compiuta. Nel fare questo sono state importanti tre leve, su questo chiudo. Il richiamo all'innovazione sociale del programma, anche se probabilmente non ha portato ad elaborare dei programmi che compiutamente rispettano tutti i criteri dell'innovazione sociale, eccetera, eccetera, ma su questo ci sarebbe una lunga parentesi da aprire che non apro, però quantomeno ha un po' stimolato gli attori a elaborare dei progetti che avessero almeno qualche elemento di discontinuità rispetto alla situazione pregressa. Non in tutti i territori, di nuovo, però in alcuni casi sì. Il metodo suggerito del confronto multiattore, sempre dal programma regionale, e quindi anche con l'apertura, l'ingresso di questi nuovi soggetti del terzo settore, eccetera, in qualche modo ha esso stesso favorito una qualche ridefinizione dei problemi. E infine, naturalmente, la terza questione che è fondamentale, la disponibilità di questi 6 milioni di euro, che sono risorse aggiuntive rispetto alle casse esangui dei consorzi socio-assistenziali, eccetera, ovviamente ha reso interessante lo sforzo di innovazione, di ricerca di qualche elemento di discontinuità agli occhi degli attori locali, e forse questo li ha stimolati effettivamente un po' ad ingaggiarsi. Questo naturalmente è anche la grande incognita che riguarda il futuro, e cioè che cosa succederà adesso dopo la fine di questi interventi. Quindi naturalmente c'è il rischio che alcuni di questi interventi non riescano ad avere una prosecuzione. Questo naturalmente sarebbe un problema consistente che, come nell'ambito dell'attività di valutazione, abbiamo anche tematizzato. Grazie Gianfranco, sì, per la rapidità e anche per aver trattato un tema, diciamo, che un po' completava il panorama degli interventi dei paper che abbiamo, perché appunto mancava un po' un tema sul welfare, diciamo sui temi più vicini al Fondo Sociale Europeo, quindi ci serviva il vostro paper, grazie. Adesso passerei la parola rapidamente per il prossimo paper a Francesca Varia, se non sbaglio, anche lei ricercatrice, sì. Anche lei ricercatrice, ciao Francesca, ricercatrice di CREA, ciao. Esperta di tanti temi, monitoraggio, valutazione, forse è interessante anche perché lei sta sul territorio e quindi magari può portare anche l'esperienza sul terreno, come si dice, che ci parlerà della valutazione PSR ai tempi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A te la parola, Francesca.
Sempre in 15 minuti che riesci, grazie. Buongiorno, grazie a tutti. Cerco di essere anche più sintetica possibile su questo tema, la valutazione dei PSR ai tempi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, visto che in tema di incertezza ci muoviamo su un campo ancora poco definito. Questo è il frutto di un lavoro di riflessione che stiamo conducendo all'interno della scheda progetto della Rete Rurale Nazionale, dedicato appunto ai temi della valutazione. Dico stiamo perché in effetti, come potete immaginare, è un lavoro in evoluzione, visto che proprio nelle ultime settimane, un poco dopo, diciamo, la primavera, l'estate, siamo riusciti a comprendere di più sulla natura degli investimenti e delle riforme proposti dal piano. Intanto noi partiamo da un concetto di base, e cioè che la presenza di un nuovo strumento che dovrebbe accompagnarci alla ripresa dalle conseguenze nefaste della pandemia e della crisi economica e finanziaria che ne deriva, va ad impattare su un sistema di valutazione e monitoraggio già esistente, che è appunto quella dei PSR. Quindi noi non partiamo dal piano nazionale di ripresa e di resilienza, ma partiamo dai nostri programmi di sviluppo rurale, i cui processi di valutazione appunto sono in corso e si stanno, diciamo, sviluppando verso una valutazione ex post. Quindi il quadro programmatico innanzitutto è quello dei PSR, con due colpi di scena, se vogliamo, cioè proprio come conseguenza della pandemia abbiamo avuto questo regolamento 2094 a fine del 2020, proprio per l'istituzione di uno strumento per la ripresa, il cosiddetto regolamento EURI, per ossigenare il sistema economico dei territori nei tentativi di uscita dalla crisi. Quindi il processo si è complicato anche dal punto di vista legislativo, in quello che era il trilogo per la messa a punto del nuovo quadro normativo della PAC, che doveva essere 2021-23, proprio perché siamo finiti in questa palude. È stato varato un nuovo regolamento, cosiddetto regolamento transitorio, che ha praticamente spostato la dimensione temporale dei PSR 2014-2020 al 31 dicembre 2022, cioè proprio la data finale per l'assunzione degli impegni su questi PSR. Naturalmente tutto questo intanto ha comportato un'assegnazione di risorse FEASDRE all'Italia con circa 3 miliardi di euro che si andavano ad aggiungere alla dotazione finale. Questo senza considerare le risorse del Next Generation EU. Quindi ecco qui la seconda parte di questa storia, cioè proprio il regolamento che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Quindi un quadro ancora più complesso che poi il governo italiano ha tradotto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi sappiamo bene dai telegiornali e da tutto quello che è il mondo tecnico, politico, burocratico attorno a questa vicenda, è venuta fuori, diciamo, la visione del paese per affrontare le sfide
della transizione ecologica e digitale e tutto quanto ne deriva. Per noi, come vi ho detto, dal punto di vista di questi sistemi di programmazione e diciamo dal punto di vista delle implicazioni valutative che ne discendono, per noi questo è stato in pratica lo starting point della ricerca, e in particolare abbiamo cercato di sintetizzare questa lettura con questo slide che fa vedere la sovrapposizione delle tre programmazioni. Quindi siamo nella linea dei PSR, come vi ho detto, con uno spostamento degli impegni al 31 dicembre 2022, abbiamo 3 anni per il completamento dei pagamenti, quindi un anno per giungere, un anno supplementare per giungere alla valutazione ex post, quindi il compimento di questo percorso che, come ho detto, è in itinere e che praticamente sta vedendo la parte finale della valutazione during the program, che appunto contraddistingue i PSR. Un passo in più in quello che è il sistema dello sviluppo rurale è rappresentato dalla partenza della programmazione per il piano strategico nazionale della PAC 2023-27, mentre si sta definendo e consolidando il quadro normativo fondamentale, quello di base, e chiaramente mentre si sta ragionando nelle varie sedi istituzionali sul quadro attuativo, e quindi possiamo dire che stiamo mettendo diciamo i piedi nel campo della valutazione ex ante per accompagnare, si spera il più presto possibile, nella partenza del piano strategico nazionale. È partito appunto 2021, ci ha presentato il nuovo piano nazionale di ripresa e resilienza, le cui implicazioni valutative, lo vedremo poi a conclusione di questo intervento, effettivamente non sono per noi ancora molto chiare. Quindi diciamo questa la linea marrone che rappresenta come questo nuovo strumento cala dall'alto in un sistema già esistente, ponendoci in pratica degli interrogativi. Cioè, noi partiamo dal presupposto che, essendo un flusso di risorse, un cambiamento organizzativo di governance così importante, non dovremmo cedere alla tentazione di non considerare tutte le influenze di questo piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di coerenza, sinergia, trade-offs, complementarità e quant'altro sui nostri programmi di sviluppo rurale. E quindi una serie di domande di ricerca, cioè noi ci chiediamo quali saranno i contributi di questo piano allo sviluppo rurale sostenibile, e quindi ci permetterà di valorizzare il valore aggiunto del FEASR nelle politiche sui territori, ci permetterà di ridurre i divari in termini di genere, il divario generazionale che per noi è poi così importante, senza diciamo tralasciare quelli che sono per noi gli obiettivi trasversali della PAC, legato per esempio alle innovazioni, all'ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Ma questo piano nazionale di ripresa e resilienza contribuirà al conseguimento degli obiettivi del PSR, tenuto conto che c'è una variabilità di situazioni appunto differentemente declinate tra regioni e province autonome? Sì, benissimo. Dal punto di vista della valutazione, noi ci siamo posti l'interrogativo quali
approcci e quali metodologie, perché da un lato troviamo un programma con una visione sistemica, dall'altro troviamo invece una serie di progetti, un elenco di progettazioni. Quindi questi sono i nostri riferimenti dal punto di vista analitico, la coerenza e la complementarità dal lato, a partire dall'analisi del contesto e dall'analisi del quadro logico, dall'altro lato le domande del questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale, che noi non possiamo assolutamente tralasciare. Quindi in questo gruppo di lavoro abbiamo cercato di porre chiarezza su questi aspetti e di creare un percorso metodologico. Così, partendo dagli interventi di natura agricola previsti per missione e componenti del piano di ripresa e resilienza, abbiamo catturato e stiamo stabilizzando queste relazioni con le focus area dei PSR, e per focus area abbiamo cercato di capire la natura di queste relazioni, se di tipo incidente con degli effetti diretti di natura sinergica, di complementarietà, o con un effetto abilitante, proprio impattando su quel contesto che faciliterebbe lo svolgimento, la realizzazione dei nostri interventi. Questo vado molto velocemente, l'abbiamo fatto per l'intervento sulla logistica, il parco agrisolare, innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo alimentare, l'intervento è stato previsto per la missione 1 è connesso al turismo, e chiaramente questo ce lo immaginavamo, visto che si parla di transizione di natura ecologica, e molti di questi interventi sono finalizzati alla riduzione delle emissioni di carbonio e all'aumento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, soprattutto energia, ma vedremo anche acqua, allo scopo di migliorare il funzionamento dell'economia, migliorare la competitività delle imprese agroalimentari e soprattutto creare dei sistemi agroalimentari più resilienti alle sfide ambientali. Bene, come vi ho detto, è questa, la parte della mia conclusione, ci siamo mossi in una serie di elementi di incertezza che vi lanciamo lì anche per il dibattito, perché ancora abbiamo bisogno di approfondire la natura degli interventi, cioè di identificare quali settori economici e quali catene del valore sono influenzati dai sistemi programmatici che abbiamo visto. Abbiamo bisogno di capire più in profondità le implicazioni per i territori, quali zonizzazione, proprio perché abbiamo un elenco di comuni, ma ancora non abbiamo il quadro degli strumenti programmatici sul territorio. Pensate per esempio alle ZES o altro tipo di zonizzazione, quali beneficiari. Non abbiamo ancora ben presente i meccanismi di funzionamento e quindi anche i tempi procedurali di attuazione e i tempi per la manifestazione di effetti. E poi, siccome stiamo proprio vivendo un momento di stravolgimento della governance, quali saranno i soggetti responsabili dell'attuazione, del coordinamento, se è possibile che alcuni dei soggetti possano avere un ruolo di cerniera tra le ADG dei PSR e i ministeri, per esempio, che fanno da capofila. Pensiamo per esempio al ruolo delle autorità ambientali e l'autorità per l'energia. E poi, in ultimo ma non meno importante, quali sistemi di monitoraggio saranno utili e accessibili. Questa è solo una slide che lancia proprio il problema, il disegno della governance per il futuro. E infine, proprio brevemente, alcuni piccoli punti di riflessione dal punto di vista metodologico. Noi siamo giunti alla conclusione che la valutazione della coerenza, della complementarità e delle energie
debba per forza, cioè richiede un approfondimento delle relazioni causa-effetto e dal punto di vista metodologico richiede diciamo delle strumentazioni un po' più sofisticate legate per esempio all'impact pathway evaluation, al system dynamics approach e così via. C'è un fortissimo sbilanciamento verso la misurazione delle performance che noi vorremmo diciamo bilanciare con delle analisi partecipative più ricche di informazioni qualitative e quindi per esempio tecniche come focus group di natura territoriale. E, inoltre questo elenco di progetti con delle implicazioni diverse secondo i settori, i territori, i beneficiari potrebbe indirizzarci verso analisi esplorative basate su casi studio. Quindi approfondimenti su progetti, territori, distretti, catene del valore, partnerships e così via. Sicuramente c'è un rilancio della valutazione di processo con un focus sul ruolo e competenze degli enti locali, degli studi che abbiamo anche approcciato con un'altra scheda della rete rurale proprio connessa allo sviluppo di infrastrutture nelle aree rurali al ruolo degli enti locali e infine crediamo che c'è una grandissima sfida di carattere multidisciplinare che porterebbe diciamo a un sistema di valutazione, a una comunità di competenze diciamo più sofisticate e gruppi di lavoro con approcci più innovativi. Ecco tutto quanto. Andiamo avanti con l'ultimo paper che sarà presentato da Paola Paris, che è responsabile della valutazione del PSR Marche e dell'area valutazione dello sviluppo rurale in Lattanzio KIPS, sempre. Ecco, anche qui un interessante esperienza, ecco, questa volta di valutazione del PSR Marche, quindi interessante veramente che in questa giornata siamo andati e abbiamo praticamente attraversato un po' tutte le politiche, ecco, comunitarie e non peraltro, ecco, che insistono sui nostri territori. Fantastico. Allora Paola, parti pure. Sì, grazie. Eccomi. Allora, oggi abbiamo scelto di presentare l'esperienza condotta con la Regione Marche, l'applicazione di una metodologia innovativa definibile non ortodossa, e in premessa volevo dire che questa metodologia è stata messa a punto, via via, insomma, adattata al contesto che volevamo esaminare da un gruppo di persone, in particolare due dei maggiori contributori alla definizione di questa metodologia sono presenti qui, sono Virgilio Busceni e Fabrizio Tenna. Ecco, ci tenevo a coinvolgere anche loro in questo senso. E, dunque, si tratta di un approccio che abbiamo identificato per valutare gli effetti del PSR, non solo quello della Regione Marche, ma di molti dei PSR che seguiamo in questa programmazione. E adesso vi raccontiamo, poi ci concentriamo sull'esperienza delle Marche, ma in realtà l'abbiamo applicata con soluzioni un po' diverse secondo i casi, anche in, ad esempio in Val d'Aosta, avviata in Campania, e quindi questa della Regione Marche è arrivata a un punto abbastanza avanzato e quindi ci sembrava il caso più interessante. La scelta di adottare una metodologia diversa rispetto a quelle consuete è nata dalla necessità di far fronte a una problematica che ci si è presentata al momento dell'avvio delle attività di valutazione dei PSR nel 2019. Quando ci siamo trovati di fronte all'obbligo regolamentare di redigere il rapporto di valutazione intermedia e rispondere ai quesiti valutativi comuni e 30 quesiti valutativi del regolamento. Come molti di voi sapranno, il PSR ha una valutazione molto dirigista, quindi
ci sono degli obblighi che occorre soddisfare. A differenza di fondi un po' più liberi nella scelta delle proprie domande di valutazione e delle metodologie, come ad esempio il FESD, il Fondo Sociale. Ecco, qual è stato il problema che ci siamo posti? Il fatto che bisogna dare risposte a questi quesiti valutativi che sottendevano agli obiettivi specifici, che sono 18, le 18 focus area del PSR, senza parlare poi degli effetti legati agli impatti. Quindi obiettivi molto ambiziosi in un panorama che vedeva un'attuazione ancora molto limitata dei vari programmi. Quindi era e non potevamo insomma sottrarci a questo obbligo. Allora abbiamo cercato un metodo, di definire un metodo che ci desse la possibilità, visto che non era possibile restituire dei risultati, come dire, solidi ancora, di dare delle indicazioni, una sorta di scenari rispetto all'intervento, agli effetti attesi del PSR. E siamo partiti da una metodologia che in qualche modo era stata testata sulla Regione Lazio in fase di valutazione ex ante dall'Università di Cassino, quindi in un momento della programmazione completamente diverso e con finalità diverse, partendo da quell'esperienza, coinvolgendo la stessa Università di Cassino, abbiamo provato ad adattare questo metodo alle nostre esigenze. Poi ci siamo resi conto che non solo ci ha permesso di affrontare la problematica impellente, ma anche che dava la possibilità di fornire un valore aggiunto rispetto alle mere risposte, alle consuete risposte ai quesiti. Quindi in questa slide ci sono gli elementi caratterizzanti che si possono riassumere in questo modo. Innanzitutto la metodologia pone al centro l'azienda agricola, quale principale destinataria degli interventi di sviluppo rurale. Come sapete il quadro programmatico di un piano di sviluppo rurale è estremamente articolato, con molti obiettivi, abbiamo detto, moltissime tipologie di misure, sottomisure, tipologie di operazione, insomma, è molto frammentato, se vogliamo, però fondamentalmente il cuore, insomma il destinatario principe di questi interventi, in modo diretto, indiretto e anche come mole di risorse riservate, è l'azienda agricola. Detto ciò, volevamo immaginare una valutazione che tenesse conto delle specificità di quel sistema di aziende regionale, e quindi questo è stato possibile grazie alla definizione di cluster aziendali. Quindi queste aziende agricole sono state aggregate per gruppi tipologici che rispondevano alle caratteristiche specifiche di quella regione, e quindi appunto un'articolazione in cluster del sistema. Un altro aspetto fondamentale è legato all'obiettivo. Cosa andiamo a valutare? Andiamo a valutare qual è l'effetto effettivo atteso del PSR rispetto nel comportamento delle aziende agricole, quindi la punto di partenza e la cosiddetta traiettoria, un percorso che avvia l'azienda grazie al PSR, su due variabili principali che possono in qualche modo riassumere, rappresentare gli obiettivi macro dello sviluppo rurale, ovvero la competitività e l'impronta e la competitività ambientale, o comunque l'impronta ambientale che l'attività produttiva determina. E per la metodologia è ancora interessante perché prevede un approccio sia quantitativo che qualitativo, non prevede solo un'analisi di dati di contesto attuativi, ma anche di aspetti qualitativi, con grande coinvolgimento degli attori del territorio e dei beneficiari, come diceva Francesca Varia, insomma una valutazione veramente partecipata che dà veramente senso alla lettura degli effetti che andiamo a registrare, e si tratta, come anticipavo, di un approccio flessibile che siamo stati capaci di adattare diversi contesti. Detto ciò, quali sono i due principali vantaggi, il valore aggiunto di questa metodologia? In estrema sintesi possiamo dire che ci restituisce una visione olistica di ciò che accade nel comparto agricolo, quindi riusciamo a dare una visione anche d'insieme rispetto alle ripetute degli effetti su questi due macro obiettivi, rispetto alla frammentazione, comunque l'analisi è molto interessante e specifica per focus area, e consente di
articolando appunto in cluster il sistema delle aziende agricole, dà delle informazioni aggiuntive al policy maker. In che senso? Nel senso che il programmatore può non guardare necessariamente solo i risultati raggiunti rispetto agli indicatori identificati, ma riesce a leggere i fabbisogni e gli orientamenti dei cluster, dei tipi di aziende che, cui si rivolge e che non possono essere semplicemente ricondotti, che so, in un settore produttivo o in una legata alla dimensione dell'azienda, ma sono tanti i fattori che contribuiscono alla definizione del cluster. Quindi provo ad andare avanti. Ecco. Sì, Paola, abbiamo 5 minuti. Ah, allora, rapidissima, che posto la parola al collega che andrà avanti sul caso specifico. Quindi abbiamo detto oggetto della valutazione azienda agricola, coinvolgimento circolare e metodologia circolare e partecipata, con coinvolgimento di esperti, indagine presso le aziende agricole, si ritorna dagli esperti e a quel punto si possono restituire i risultati. Rapidamente sono 5 le fasi, definizione dei cluster a partire da dati secondari. Confronto con gli esperti rappresentati da beneficiari, programmatori, cioè responsabili di misura, insomma, ricercatori, insomma, una panoramica, rappresentanti dei CA, insomma, una panoramica abbastanza ampia di esperti del settore, per validare i cluster e definire, ipotizzare le prime traiettorie, indagini dirette presso le aziende, elaborazione e analisi dei dati raccolti per definire interdipendenze e nessi causali, e un secondo incontro con gli esperti per tener conto quindi della restituzione da parte dei diretti interessati, che sono appunto le aziende beneficiarie. Questi risultati vengono rappresentati graficamente, dopo vedrete un grafico un po' più esplicativo, dove vediamo in contrapposizione, qui vengono collocati i cluster e abbiamo sugli assi in contrapposizione ambiente virtuose, ambiente vizioso, e dall'altra parte competitività e aziende sostenute. E cosa significa? Che queste aziende, questi cluster partono da una determinata posizione e grazie al PSR dovrebbero prendere una direzione diversa, una traiettoria di sviluppo, che a partire dalla loro condizione di partenza che li caratterizza. Ad esempio nel primo quadrante abbiamo ad esempio delle aziende che hanno un elevato livello di competitività, sono anche virtuose, possono essere ad esempio delle aziende estensive che adottano metodi di produttivi sostenibili, biologici, utilizzano fonti rinnovabili. Questo per dare un'estrema sintesi alla cosa. Non vi illustro tutti e 4 i quadranti perché ho capito non ho più tempo. E lascio a questo punto la parola al collega Gianluca Asaro e continuo a proiettare io le slide. Buongiorno a tutti. Allora, sì, procedendo con le slide, riportiamo insomma quelle che sono le fasi e i punti principali dell'applicazione del metodo nelle Marche. Qui possiamo notare come l'azienda, come ha detto Paola, è il punto centrale del PSR e impegna la maggior parte delle risorse, nel caso delle Marche il 76%, e inoltre la maggior parte, sono solo pochi gli interventi che non sono legati in nessun modo alle aziende agricole. E questo quadro logico è stato riportato soprattutto per far capire la complessità e la frammentazione del PSR, che è diviso in misure, sottomisure, interventi, sono obiettivi specifici, quindi è molto complesso leggere il comportamento delle aziende rispetto a tutti questi elementi. L'obiettivo della metodologia è proprio quello di restituire ai decisori politici, in questo caso alla gestione della Regione Marche, una visione un po' più comprensibile di quello che è il comparto agricolo regionale, di come si sta muovendo e di come risponde al PSR. Se andiamo nella slide successiva, invece... Gianluca, scusa, ti volevo dire, adesso fermati sulle cose più importanti. Sì, sì, solo sulle cose importanti, certo. Perfetto, grazie. Sì, sì. Questo, abbiamo riportato il caso delle Marche semplicemente perché siamo riusciti a completare, se così si può dire, perché comunque è una metodologia che può essere applicata su una scala anche pluriennale, però siamo riusciti a completare il primo, giro completo di tutti i metodi da applicare Una cosa che ci tengo a dire è il fatto che questa metodologia, questo mix di metodi quanti qualitativi
che si vanno, diciamo, sono uno successivo all'altro e tendono molto a rinforzare la solidità di ciò che si osserva e di ciò che viene osservato man mano. E infatti, diciamo, procedendo con le slide, si può notare come già il primo step, che è stato quello di costruire attraverso un'analisi desk una bozza di quelli che potevano essere i cluster in base ad alcune variabili come la SAU, PLV, insomma, e altre variabili, per come spunto per confrontarsi con gli esperti regionali, una molteplicità di soggetti, da responsabili di misura a tecnici dei CA, agricoltori, rappresentanti di categoria, si è deciso di portare questa, diciamo, questa bozza di cluster per confrontarsi con chi ha un è veramente dentro il sistema agricolo regionale, per ridefinire e meglio personalizzare questi cluster rispetto alle caratteristiche del comparto agricolo marchigiano. E quindi ogni passaggio è una validazione di quello che è stato fatto prima, e quindi questo penso sia molto importante a livello metodologico. Poi, andando avanti, questo, diciamo, è il risultato del primo incontro. Sono stati identificati 8 cluster che magari siamo stretti col tempo e non andiamo neanche a citare. E l'altro obiettivo, il secondo obiettivo del primo incontro, è stato posizionare questi cluster all'interno del diagramma che ha prima presentato Paola, e identificare anche le traiettorie di questi cluster, quindi come rispondono al PSR, perché accedono al PSR, perché vogliono diventare più competitivi, perché vogliono in qualche modo essere incentivati e vogliono trovare degli incentivi per diventare più virtuosi a livello ambientale, e quindi con gli esperti si è arrivati, diciamo, a questo schema. E, passando alla slide successiva, c'è stata un'ulteriore validazione di quelli che sono stati i risultati del primo incontro attraverso delle indagini dirette che hanno coinvolto le aziende. Sono stati somministrati dei questionari che hanno, diciamo, la struttura del questionario serviva a validare due cose fondamentalmente, più che a validare, a verificare due cose fondamentalmente. Innanzitutto, la parte anagrafica e delle caratteristiche dell'azienda agricola sono servite per collocare, in base alle caratteristiche delle aziende, per collocarle all'interno dei cluster. E invece la seconda grande sezione del questionario, che includeva sia le strategie di sviluppo, a 3 macro temi principali e risultati della partecipazione al PSR, sono serviti a vedere come queste traiettorie di queste aziende, una volta inserite nei cluster, cosa vanno veramente a cercare con il PSR e cosa vogliono ottenere, quali sono i loro, appunto, il piano di sviluppo aziendale. Dopo questo c'è stata la riattivazione del panel degli esperti, con cui, diciamo, si è cercato di sintetizzare ciò che era stato formulato nel primo incontro con ciò che è stato rilevato direttamente attraverso le indagini. E penso che andiamo avanti. Siamo quasi un minuto, arrivati, esatto. Adesso senza andare nel dettaglio, ci sono 3 slide che rappresentano i risultati del secondo incontro con gli esperti, in cui si sono modificate le traiettorie fondamentalmente. E questi risultati a cosa sono serviti? Poi Virgilio magari riuscirà a dirlo più chiaramente, ma è praticamente, questa metodologia vuole fornire una rappresentazione del contesto diversa rispetto, appunto, a quello che magari può essere rispondere semplicemente poi. È comunque essenziale, e il questionario valutativo comune è la base della valutazione del PSR, però vuole fornire un approccio diverso alla rappresentazione del contesto regionale, per cercare di aiutare, di fornire uno strumento ulteriore di supporto alle decisioni che la regione può, attraverso il PSR, insomma, può prendere, migliorare magari efficienza, qualità e altri elementi del PSR. Spero di essere stato chiaro, e passo la parola a Virgilio per la fase finale, sì, le conclusioni. Grazie Gianluca, scusa se ti ho messo pressione, ma di fatto abbiamo esaurito il tempo, quindi, diciamo, sei stato comunque chiaro. Non perdo
diciamo, non ripeto le cose che avete già detto molto chiaramente, soltanto appunto, come dicevi tu, questo metodo può servire a capire come si evolve il sistema, il contesto, può fornire suggerimenti per le scelte programmatiche e quindi in questa fase ci sembra particolarmente utile. Inoltre, se passiamo avanti, diciamo che la cosa che ci premeva di sottolineare è che questo metodo è un metodo flessibile, che noi, appunto, i colleghi mi sembrano detto nella fretta forse non si è capito perfettamente. All'inizio siamo partiti con un processo puramente qualitativo, perché, come dire, il livello di attuazione del programma era ancora troppo primordiale, e però siamo riusciti, attraverso anche un passaggio qualitativo, a trarre alcuni risultati. Adesso stiamo sedimentando tramite survey annuali, e quindi con un campione incrementale stiamo incrementando i dati quantitativi, e quindi la flessibilità di questo metodo, che si può applicare a geometria variabile a secondo degli elementi oggettivi che si hanno, e quindi anche dell'attuazione del programma. È l'elemento essenziale per noi che affrontiamo questa sfida della valutazione del PSR, che è molto complessa proprio per l'articolazione del PSR, e che ci dà, appunto, supera la schizofrenia del PSR per focus area, in cui, come dire, tu hai dei compartimenti stagni e quindi prova ad andare oltre in una visione che è una visione integrata dell'azienda agricola nella regione, e quindi dello sviluppo rurale della regione. Quindi è un metodo che in qualche modo è dinamico, perché appunto è in qualche modo paratattico, nel senso può essere adattato, ma ha soprattutto una lettura di ciò che è stato e una lettura di ciò che accadrà, perché le traiettorie in qualche modo ci dicono quali sono le tendenze delle aziende, dove si spostano questi cluster, quindi come si sta muovendo il tessuto imprenditoriale, quindi come l'intervento pubblico può essere più efficace e può creare maggiore valore aggiunto rispetto ad alcune dinamiche interne. E quindi l'ultima cosa può essere adattata anche a diverse scale territoriali, perché per esempio se questo metodo viene applicato a livello di Stato membro, probabilmente diventa ancora più rigoroso e robusto, perché magari definisce dei cluster più solidi, che possono essere più appunto robusti anche dal punto di vista statistico. Basta. Benissimo, grazie Vincenzo, grazie Virgilio, grazie alla Lattanzio. Io adesso aprirei il dibattito, abbiamo solo 10 minuti, ci stanno avvertendo nella chat dalla segreteria, abbiamo solo 10 minuti e poi si va a pranzo. Non vedo però mani alzate, tranne che sapevo che c'era Laura che voleva intervenire, non so se vuole intervenire. Anch'io avrei una domanda, Roberto. Sì, è intervenuto, mi sa che avevo sentito però Laura che era già intervenuto, no? Non ho capito, perché ho sentito. Laura che vorrebbe intervenire quando si può, non ho fretta, incompatibilmente col tempo. Ok. Vai Laura, vai Laura. Innanzitutto io farò delle considerazioni generali su tutte le presentazioni, di cui ringrazio. Però vorrei fare un particolare complimenti per il coraggio con cui Virgilio ha affermato una cosa che poi la sessione ha chiaramente smentito, cioè è evidente che fare una valutazione sull'intero programma fornisce molti meno dati, consente molto meno approfondimento, consente anche un lavoro molto meno disteso da parte del valutatore, come peraltro insomma noi già un po' sappiamo. Questo lo sappiamo, si sa in generale da molto tempo, ed è il motivo per cui noi nel Sistema Nazionale di Valutazione della Politica di Coesione andiamo molto, molto fortemente sulle valutazioni tematiche, pur appunto in quella che Virgilio definiva anarchia, che a noi preferiamo interpretare come libertà e adattamento alle esigenze delle amministrazioni. Quindi noi andiamo molto fortemente chiaramente su valutazioni tematiche che riescano a dare le giuste risorse. Questa è una cosa che si sa, noi la sappiamo sulla nostra pelle, nostra nel senso della rete dei nuclei, di tutti quelli anche valutatori che ci hanno accompagnato nelle attività di rassegne valutative che abbiamo fatto sulle valutazioni della politica di coesione e di tentativo di utilizzare le valutazioni per la prossima programmazione. Quindi di leggerci queste carte e carte, perché come sappiamo tutti la prova del PULS è
quando si mangia. E noi abbiamo cercato di addentare, abbiamo trovato molto più da addentare nelle valutazioni tematiche che altro. Forse però quello che voleva dire Virgilio è su un rapporto continuativo dell'amministrazione con una società di valutazione, quello che noi chiamiamo in un linguaggio nostro del Sistema Nazionale di Valutazione della Politica di Coesione contratti quadro, in cui ci sono sia valutazioni sull'intero programma, sia valutazioni tematiche, sia anche altra roba non meglio identificata. In particolare, questa è responsabilità molto del Sistema Nazionale di Valutazione della Politica di Coesione di socializzare tutti sulla terminologia, quindi diciamo non mi dilungo. Sulle meriti rispettivi delle valutazioni sull'intero programma oppure sulla selezione intelligente, informata, concordata con il partenariato di singoli temi di valutazione da approfondire, io vi richiamo tutti quanti all'esperienza diretta, andatevi a guardare le valutazioni che sono state prodotte dal 2016 fino ad adesso, che sono disponibili a un link. Io vedo che fra i partecipanti c'è anche Chiara Sumiraschi, che è responsabile dell'osservatorio sui processi valutativi. Le chiedo per cortesia di condividere il database, che è uno dei tanti prodotti del suo lavoro. L'altra questione è che io invito, sarebbe interessante farlo insieme, insomma, in questo consesso, e magari anche coinvolgere Live, che peraltro fa parte del nostro partenariato del Sistema Nazionale di Valutazione, a lavorare all'interno del Sistema Nazionale di Valutazione proprio sui modelli di gara, sulle modalità per fare le cose. Noi non abbiamo, come dicevo prima, un'idea monolitica, bisogna fare solo questo, ma abbiamo un'idea di un sistema di valutazione articolato, in cui si guardino, si utilizzino vari tipi di valutazioni e si utilizzino varie gare. Il sistema attuale sta funzionando in modo vario, è stato richiamato l'indipendenza del valutatore. Noi preferiamo, come sapete, parlare di terzietà, dato che queste sono tutte valutazioni, sono pagate dai soggetti, anche per quanto riguarda lo sviluppo rurale, sono pagate dai soggetti che finanziano le policy, e quindi diciamo l'indipendenza a livello istituzionale non c'è. Ricordate i quattro elementi dell'indipendenza di Elliott Stern, devono essere presenti tutti e quattro. Questo della costruzione istituzionale, qui non c'è. Una valutazione interna che ha una grande rispettabilità ed estremamente utile, però appunto lì the proof of the pudding, più in inglese the eating, e quindi appunto andiamoci a leggere le cose. Noi faremo come Sistema Nazionale di Valutazione il prossimo anno un lavoro appunto auspicato peraltro da Virgilio nella sua presentazione della cosa su come costruire le valutazioni, sia quelle che devono completare l'attuale periodo di programmazione, sia quelle del futuro. Quindi lavoreremo sulle strutture di gara, lavoreremo sul mercato. Noi abbiamo un mercato in cui purtroppo le qualità delle valutazioni sono minate alla base da ribassi eccessivi. Siamo arrivati al 60%, abbiamo una media del 36,1%, ma anche i ribassi del 44% indicano che o il valutatore ha una pessima idea della capacità dell'amministrazione di tarare i prezzi, oppure che non intende fare quello che sta scritto lì. Valutazioni troppo ampie, con oggetti troppo ampi, impediscono di utilizzare i metodi, anche l'abbiamo visto oggi. Cioè si parla di tecniche, dicendo metodi, si parla di tecniche di estrazione, di rilevazione, di estrazione di dati, di rilevazione, e chiaramente si utilizzano solo alcuni e sembra invece di aver fatto grandi, grandi sforzi. Metodi sono appunto anche tutte, comprendono insieme di tecniche, hanno un orientamento, si ordinano in modo diverso rispetto all'approccio che si utilizza, e soprattutto riguardano non soltanto le tecniche, riguardano non soltanto la rilevazione, ma anche il trattamento poi dei dati. Quindi anche qui sarebbe necessario avere una possibilità di lavorare con maggior
maggiore focalizzazione, molto spesso nelle votazioni che andrete, spero, a vedere nel database, non è possibile discernere, al di là di qualche tecnica di rilevazione dei dati, quale metodo sia stato usato. Quindi in effetti anche lì, nel momento, non è che non ci viene detto, che proprio non, il valutatore non ha avuto il tempo e il modo, data la mole di lavoro da fare. L'altra questione è quella della domanda. Laura, perdonami, yes. Abbiamo tre minuti. Yes, quindi... yes, ho finito. L'altra è la questione della domanda dell'amministrazione. Ma le amministrazioni giusto ordinamento, quindi sull'intero programma, ma quello veramente hanno l'assistenza tecnica, avrebbero i nuclei e potrebbero lasciare liberi i valutatori di fare appunto lavori più così. Chiedo scusa. No, grazie. Passerei a Roberto. Sì, vai Roberto Gagliero, per favore. No, vabbè, in tre minuti lascio, lascio perdere, poi faccio una telefonata direttamente a Fabrizio Penna per un dettaglio se avevano canalizzato o meno la spesa del PSR, però mi sento anch'io di poter sottolineare questo passaggio. A meno noi dello sviluppo rurale ormai facciamo le valutazioni a fette e perdiamo una visione complessiva. È vero che magari poi non si possono usare tutte le tecniche, ma io credo che avere il coraggio di provare a rivedere una valutazione complessiva di un programma sia un passaggio importante, quindi apprezzo anche il coraggio di Virgilio, il coraggio di Penna. È rilevante, poi lo si può fare attraverso temi o non temi. Sicuramente l'idea delle focus area è stato devastante per noi che seguiamo la valutazione. Aspettiamo la giurisprudenza secondaria, gli atti implementativi. Di oggi c'è la notizia che stanno per uscire e vediamo come vanno. Però qualsiasi tentativo di superare la griglia delle focus area per me è da benedire. Ecco, solo questo voglio dire. Grazie Roberto anche della brevità. Naturalmente per riscontrare quello che diceva Laura, io mi riferivo al dispositivo contrattuale. È chiaro che una valutazione di programma di per sé non significa niente, cioè le nostre valutazioni di programma sono valutazioni che vanno in verticale in tante direzioni, quindi diciamo sono faticose, però sono d'accordo con lei nel senso che le valutazioni sono sempre valutazioni tematiche dal nostro punto di vista e l'interesse sta lì, perché se non entri verticalmente non vai da nessuna parte. Sì, ormai le valutazioni di programma di fatto sono quelle dell'ex ante, dell'ex post, da noi sono rimaste fondamentalmente, le altre sono tutte appunto abbastanza verticali, abbastanza tematiche, diciamo. Allora, ci sono altri interventi negli ultimi un minuto? Abbiamo ben 30 secondi. Benissimo, allora ringrazierei tutti per le presentazioni, grazie mille, molto interessante anche perché appunto si è variato molto, si è data una prospettiva, si sono date diverse prospettive, allora grazie mille a tutti. Sì, scusate appunto se vi abbiamo fatto un po' di fretta, però i contenuti erano tanti e ci vorrebbe molto più tempo, secondo me è stato molto interessante insomma, perché gli spunti e le riflessioni da fare sarebbero tantissime, speriamo di avere altre occasioni di riuscire. Grazie a tutti perché insomma, le presentazioni sono state tutte molto interessanti, anche se brevi e intense. Va bene. Fin quando non ci tolgono, perché non è che arriva, voglio dire, ci mandano via, quindi insomma se qualcuno intanto... Riprendiamo le slide che abbiamo saltato. Intanto è stato piacevole, ecco, rimanere comunque sempre gli stessi, non ci sono stati cali di tensione, direi, questo è molto... E poi siamo stati il gruppo più partecipato, quindi questo è un buon segno per il gruppo tematico programmi comuni, valutazione programmi comunitari, che appunto fatica a organizzare attività, però diciamo quando li organizziamo siamo seguiti, nonostante l'assenza di fucili. Magari se chiamaste anche noi, se chiamaste anche noi di tanto in tanto, magari potreste qualche persona in più, se non altro. Magari vi chiameremo sicuramente. Laura, ci fa piacere. Ma c'è stata la call per aderire al gruppo, Come dicevamo Laura, abbiamo trasformato questo gruppo che era un po' settario sullo sviluppo rurale, l'abbiamo trasformato l'anno scorso per essere, come dire, più inclusivo, certo. Diciamo, anche della politica di coesione di cui alcuni di noi si occupano, quindi insomma vorremmo... Sì, però... Questa è una vecchia storia su Live che io ho, cioè secondo me è molto importante, a parte giustamente rimproverare me per non essermi iscritta al gruppo, ma non ce l'ho fatto così. No, ma io me lo prendo, me lo merito.
ma invece quello che io penso è che andrebbe anche invitato qualcuno che non fa parte del live, proprio per fare, quindi, che ne so, chiamare Carlo Amati della commissione, chiamare qualche volta Paola, chiamare qualcuno dei miei colleghi che non gravitano sul live, però magari chiamarli potrebbe essere utile. Quindi io trovo utile il gruppo, perché appunto è un momento di dibattito in cui siamo tutti quanti, potremmo essere tutti quanti insieme, eccetera. È vero, un invito. No, è sicuramente utile invitare chi non c'è, anche perché magari non c'è per qualche motivo, perché Hive non riesce ad essere appunto inclusivo da questo punto di vista, quindi sono d'accordo. Va benissimo, grazie mille a tutti.